In queste valli c'è stato l'inizio della lotta di resistenza. Il settembre del 43 a Traves ha visto 80 persone radunarsi come primi combattenti delle valli. Poi a Mezzanile, poi la Valle di Corio, praticamente su tutte queste montagne si è celebrato quella che è stata l'epopea della resistenza contro il nazifascismo. E Traves ne ha portato purtroppo le conseguenze. Qui alla stazione di Traves un monumento ricorda l'eccidio del 6 gennaio 1944, ma sono tante in tutte le valli di Lanzo e in molti comuni della pianura, da Caselle a Mappano, da Borgaro a Cerié, le lapidi che ricordano i caduti della Resistenza. A rendere loro omaggio è venuto Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei sette fratelli partigiani che il 28 dicembre 1943 furono fucilati nel poligono di tiro di Reggio Emilia. Con Aldo morirono Gelindo, Antenore, Ferdinando, Agostino, Ovidio e Ettore. Adelmo prosegue instancabile nell'impegno di testimonianza di suo nonno Alcide, il patriarca contadino che fu paragonato a una quercia, cui erano stati tagliati sette rami e tuttavia era ancora ben salda. Ma se volete capire la mia famiglia, diceva lui, non guardate la quercia perché un giorno morirà, guardate il seme, il nostro seme è nella testa dell'uomo. Anche Adelmo la pensa così. Non abbiamo ancora raggiunto quello per il quale loro hanno lottato fino alla fine. C'è ancora troppa ingiustizia e quindi impegno sempre per dire che noi soprattutto dobbiamo essere riverenti sopra quelli che hanno dato la vita, compresa la mia famiglia, ma che dobbiamo continuamente lottare. Io spesso dico sempre anche ai giovani, noi partigiani non dobbiamo parlare del ricordo dei partigiani come vanno in montagna e solo questo, ma dobbiamo dire che noi dobbiamo essere i partigiani, quello che dico io ormai sono avanti e soprattutto con i giovani che devo dire voi dovete essere i nuovi partigiani. Partigiani non vuol dire che erano solo quelli che combatterono con il fucile, partigiani vuol dire lottare per la libertà, per la giustizia, per i diritti. Allora è una vita che deve venire continuamente. Noi dobbiamo cercare oggi di unirci in quelle che sono le battaglie che dobbiamo fare per portare un po' di giustizia in questo mondo. Idee chiare e ribadite anche in un affollato incontro pubblico organizzato nella cooperativa di Traves, dove non poteva mancare un polemico riferimento a chi in questi giorni difficili non ha trovato di meglio che definire l'ANPI un'associazione di putiniani. Dovrebbero vergognare quelli che usano quello che ha detto che l'Associazione Nazionale Partigiani non è, ha cambiato nome, è diventata Associazione Nazionale Putiniani, che è già una cosa offensiva, e credo che e anche altri interventi che hanno fatto, paragonare la lotta di liberazione con quello che sta succedendo in Ucraina. Io sono il primo a condannare l'attacco, e non dico della Russia, diciamo di Putin, del governo, perché tanti, tanti, tanti russi, io ci sono stato anni in Russia e anche in Ucraina, e so qual era il feeling e la voglia di libertà e di giustizia che c'era in questi popoli. Qualcuno li sta manovrando da una parte e anche dall'altra. Forse questa guerra poteva anche essere eliminata ancora prima che nascesse, se avessero fatto tutto il possibile. C'è stato qualcuno che ci ha guazzato dentro. Siamo in un mondo in cui le spese più importanti e micidiali per gli armamenti e per tutta questa roba qua. Io credo che ci sia una soluzione per vivere in un mondo di pace. Non mandare in giro delle armi, ma distruggere quelli che ci sono e non costruire più armi. Finché ci saranno le armi, ci saranno delle guerre.